a Cassona, Nonna Angela, tradizioni alimentari, vasta gamma di prodotti come fatti in casa. Riscopri i sapori genuini con gli ingredienti più sani, le migliori farine, i ripieni più gustosi, conditi da tanta passione ed esperienza. Perché il buon cibo sia sempre una festa. Nonna Angela Tradizioni Alimentari si trova in via Grande a Cassola, in provincia di Vicenza. Aperto tutti i giorni, escluso il sabato pomeriggio e la domenica. Centro Estetico Medusa di Fontaniva propone attrezzature di estetica avanzata e tecnologia di ultima generazione. Trattamenti di pulizia viso ad ultrasuoni. Veicolazione transdermica di principi attivi personalizzabili per viso e corpo. Radiofrequenza per la tonificazione intensiva dei tessuti. Trattamenti per il rimodellamento del corpo e riduzione della cellulite. Il Centro Estetico Medusa si trova in via Chiesa a Fontaniva, in provincia di Padova. Aperto tutti i giorni, escluso il lunedì, il sabato pomeriggio e la domenica. E buonasera.
Buonasera a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata di Metti una sera a cena. Intanto dobbiamo ringraziare per questa voce meravigliosa Matteo Costa Curta, ma anche il maestro Beppe Calamostra che l'ha accompagnato al pianoforte, che insomma ormai è una presenza abbastanza costante nelle nostre puntate. Questa sera ci troviamo per questa nuova puntata insieme a voi, ma insieme ai nostri ospiti proprio qui. Beh, siamo in un posto stupendo, guardate, siamo nelle colline di Marostica, siamo precisamente a Sant'Eusebio, che ci ospita è l'hotel ristorante Alla Corte. Con noi Roberto Astuni, che è gestore appunto di questa location bellissima. Intanto grazie per averci ospitato, signor Astuni. Ecco, parliamo un po', lei ci ha preparato, differentemente poi dagli altri che ci hanno ospitato, ci ha preparato una pizza e poi abbiamo visto, siamo un po' curiosi del perché ha imbandito la tavola in questa maniera. Allora. Sì, beh, diciamo che volutamente abbiamo voluto preparare una pizza perché è l'ultima nata in casa Alla Corte, nel senso che il ristorante è già attivo da tanti anni. Qualche anno fa abbiamo deciso di ampliare l'offerta con appunto la pizza. Naturalmente non potevamo fare una pizza qualunque in una location così, per cui abbiamo fatto diversa ricerca e abbiamo trovato una farina prodotta qua vicino, biologica, macinata a pietra, per cui siamo andati a riscoprire le lavorazioni che facevano nella lievitazione col pane tanti anni fa e siamo riusciti a fare un prodotto importante di qualità. Uh-huh. Gli ingredienti stessi hanno una continua ricerca, usiamo prodotti naturalmente del territorio e sempre di stagione. Questa stagione abbiamo fatto l'esempio del radicchio di Treviso, ma abbiamo anche il broccolo di Bassano, che è questo. La particolarità qual è? Che a differenza degli altri broccoli, sì, il broccolo di Bassano ha queste foglie molto lunghe che generalmente si buttano via, noi non le buttiamo via perché facciamo una crema da mettere poi sulla pizza. Ma che bello! Ma si mangia solo il frutto che c'è dentro. Generalmente è vero, vanno buttate le foglie, sì, invece voi fate, sì, noi questa, facciamo crema, questa crema. E poi verremo a spiare, dai, chissà, certo, che magari certo. Questa per ricetta. Per la cucina invece sì, facciamo tante altre cose che poi sì, vederle così sembrano, cioè bisognerebbe sì, andare a vedere tutta la lavorazione. Sì. Ma ad esempio, io cerco sempre di descrivere anche i profumi per gli amici, sì, di casa, infatti, però infatti si devono fidare. Sì, però ad esempio dei ravioli con il ripieno del broccolo di Bassano o appunto con radicchio, insomma un po' di tutto. Uh-huh. E ecco, adesso infatti lo chef ci sta portando un piatto, così facciamo Che tempo. Bello, questo non lo sapevamo, eccolo, non lo qua, sapevo nemmeno io. È una sorpresa, ecco, sì. Ecco infatti il verde che vi dicevo, questa è la foglia, questa è la famosa del broccolo foglia di Bassano, sì, il ripieno invece c'è il frutto, diciamo, del broccolo, sì, per cui come nel maiale del broccolo non si butta via niente. Sì, e questi sono fatti in casa? Questi sono assolutamente fatti in casa, sì, si vede sia anche la pasta, pasta, sia i ripieni, sì, e tutto sì, quanto. Sì. Bene. E poi usiamo naturalmente anche qui, cerchiamo di promuovere i vini locali, le specialità locali, e abbiamo anche una novità nostra, questa ce l'abbiamo solo noi perché l'abbiamo fatta produrre apposta per noi, sì, che è un succo di mela. La particolarità qual è? Che all'interno di questo succo c'è un 20% di mela cotogna. È un succo naturale prodotto in Trentino per noi, infatti c'è anche il nostro marchio. L'abbiamo chiamato Pomo, uh-huh, questa bevanda. E stiamo lanciando in questi giorni anche l'aperitivo un po' così locale, abbinando il vino Durello. Sì. Per cui faremo il pomello, che è questo aperitivo. Giocate anche sui nomi però, eh? Sì, come si questo fa il Bellini, sì, no? Con sì, il prosecco e il succo di pesca, mi pare. Di pesca. Uh-huh. Qui invece facciamo con il Durello e il succo di mela. Insomma, lo potreste far assaggiare poi a fine serata, come a fine sempre, serata lo facciamo ai nostri ospiti. C'è qualcos'altro ancora da dire, Roberto? Sì, Astuni? L'ultima cosa è che noi siamo anche un bike hotel, per cui diamo una serie di servizi ai ciclisti. Ci siamo attrezzati con una bike station proprio qui fuori, per cui un ciclista può trovare qualsiasi tipo di servizio che vada al ricovero delle bici fino alla stazione di gonfiaggio, di lavaggio,
un banco degli attrezzi per le piccole riparazioni e una serie di servizi che trova poi all'interno dell'hotel. E questo, sicuramente di questo ne parliamo. Grazie Roberto Astuni, io la invito a rimanere con noi. Io farei un applauso perché adesso andiamo a presentare. Andiamo a presentare gli ospiti, anche perché Roberto Astuni, insomma, parlando di questo ricovero di biciclette, ma anche di tutti questi servizi per gli appassionati della bici, proprio qui al ristorante Hotel alla Corte, ci ha introdotto un po' in quello che è il nostro argomento per questa nuova puntata. Bene, allora maestro, due note e che mi accompagnano verso i nostri ospiti. Allora, eccoli qua i nostri ospiti. Andiamo subito a presentarli. Partiamo da questo signore con gli occhiali che ci dirà tante tante cose. Perché? Perché parla di territorio, parla di turismo, parla di un turismo sostenibile, ma anche una nuova forma di concepire il territorio. Non sarà facile. Però cercheremo di capirne qualcosa sicuramente di più. Sto parlando di Andrea Cunico. Grazie Andrea Cunico di essere qui. Grazie. Accanto a me invece abbiamo un volto che è noto, ma molto spesso invece anche dietro le quinte. Eh sì, lui si chiama Enrico Violetto, è amministratore delegato di Comunica e si occupa di pubblicità ed editoria. E grazie a lui anche il territorio viene promosso. Poi vedremo in che maniera. Grazie, grazie Enrico. Allora, un'altra cara ospite che non è la prima volta che interviene nei nostri salotti e ci fa tanto, 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 sempre tanto piacere perché è anche una cara amica. Sto parlando di Maria Grazia Todaro, critico, art director del Queen Arte Studio di Padova. Grazie per la sua presenza anche a Maria Grazia Todaro. E poi andiamo ad un pittore. Voi vedete che io sono circondata da paesaggi stupendi, il territorio, la promozione del territorio passa anche attraverso l'arte e lo faremo ascoltando anche quello che ha da dirci Dario Mazzoli, pittore. Bene, allora incominciamo subito questa puntata, che è una puntata bella lunga, densa di sorprese ma anche di tanti tanti contenuti. Io intanto passerei il microfono e lo passerei proprio ad Andrea Cunico. Andrea Cunico, abbiamo detto che è presidente dell'Associazione Culturale Territori del Brenta. L'associazione ci sta tutta perché voi sapete che quando alcune persone si riuniscono per forza di cosa devono avere uno statuto, ma in realtà c'è molto di più di un'associazione. Innanzitutto, che cos'è un territorio? Una domandona. Se noi nominiamo spesso territorio, diciamo che immaginiamo un'area geografica, ma credo che la connotazione più forte sia quella di riconoscere per quest'area un governo che tecnicamente si chiama sovraordinato. In particolare per il turismo è indispensabile avere un governo sovraordinato del territorio. Il territorio, quindi abbiamo due aspetti, quello geografico se vogliamo, ma poi c'è appunto l'aspetto del governo, inteso come chi si preoccupa di creare delle strategie di sviluppo. Diciamo che ogni territorio è vocato allo sviluppo. Certo. Nel nostro caso ci occupiamo specificatamente di turismo, quindi di questo sviluppo stiamo parlando e dello sviluppo del turismo sostenibile in particolare. Quindi il territorio per noi, in questo momento, quello che seguiamo noi come territorio del Brenta, è un ambito che raggruppa 19 comuni. Che vanno da pressapoco, delimitiamo un po' questo. Benissimo, diciamo che prima questo di tutto territorio. Abbiamo il fiume Brenta che fa proprio da dorsale di valori, no? Quindi da nord a sud, dalla provincia di Trento alla provincia di Padova, il Brenta raggruppa un'area. Nel 2010, seguendo le indicazioni europee, la regione ha chiesto di definire delle aree coese
attraverso le IPA, quindi delle intese programmatiche d'area. Uh-huh. Nel nostro caso la nostra intesa programmatica d'area si chiama Piedemontana del Brenta e interessa 17. Ho capito. Fermo qui intanto. Senta Cunico, ma perché c'era bisogno di un'altra istituzione, associazione per promuovere questi territori? Che cosa ci faccia capire, che cosa volete fare voi di diverso da quello che è stato fatto, piuttosto quello che non è stato fatto? È vero che ci vorrebbe una puntata lunga, 10 giorni, però ci faccia capire che cosa volete voi fare di diverso, per esempio, dalla promozione che ogni comune fa del proprio territorio con diversi mezzi. Che cosa vi differenzia? Sì, è indispensabile fissare un punto. Diciamo che dagli anni 80, forse un po' prima, il mercato è assolutamente cambiato. Prima avevamo le località, no? Uh-huh. Delle località turistiche, e fondamentalmente avevamo un turismo di prossimità. Ecco allora che Bassano, Marostica o Vastagna, diciamo, vivono benissimo dell'attrattività che hanno. Ora, con il salto di qualità, cosa accade? Il mercato richiede che a competere non siano più le località, ma dei territori. Accade questo perché? Perché singolarmente ognuno di questi piccoli centri non ha le dimensioni, non sviluppa prodotto turistico a sufficienza per interessare il tour operator. Quindi non possiamo bussare ad un mercato europeo, gli operatori fanno fatica a creare dei pacchetti su piccoli centri, per quanto stupendi, veramente certo. Abbiamo dei borghi. Ecco, allora il salto di qualità sta qui, né dal turismo localistico della località a quello che si chiama marketing territoriale, cioè competere tra territori, per territorio. Ecco, infatti lei ha introdotto il marketing territoriale, del quale parliamo poi in seguito, magari bene, anche con Roberto Astuni, per questa promozione di queste zone che sono stupende. E Enrico Violetto, abbiamo detto, lei è anche un editore di People Mag. People Mag è una rivista, la vogliamo mostrare, è questa rivista che ormai è in circolazione da quanto tempo, Enrico? People Magazine circolazione da circa 4 uh-huh. anni, anzi 5 anni. 5 anni circa che c'è, certo. Dall'inizio del 2011, sì. Quindi ad oggi. Diciamo che è stato studiato un pochino People Magazine, cioè è nata prima, io ero comunque editore di un'altra rivista che si occupava comunque di auto. Vedendo che nel territorio comunque non andava più sul cartaceo la situazione delle auto, è nato People Magazine, però è stato studiato per quale motivo? Perché comunque osservando comunque le riviste, diciamo concorrenti, chiamiamole così, uh-huh. le abbiamo cambiate perché doveva essere un po' diversa. Quindi sì. Una rivista sì pubblicitaria, ma all'interno abbiamo tolto quello che poteva essere comunque l'annuncio economico e aggiunto dei redazionali. Cioè, abbiamo dato un po' di cultura a una rivista, Free Press, che nella zona non c'era ancora fino adesso. Ecco, tra l'altro una cultura legata comunque sempre alle tematiche del territorio, sì. Esatto. Con appunto persone appunto del territorio che si aggirano tra Cittadella, Bassano e dintorni, chiamo Cittadella e Bassano per non pronunciare i paesi più piccoli, sì. Che appunto scrivono all'interno questi redazionali che sono comunque di buon servizio alla gente che trova la rivista appunto nei migliori locali delle province di Padova, Treviso e Vicenza. Ecco, e dopo però di questo torniamo a parlare, perché le voglio fare qualche altra domanda, sì. Proprio sul fatto di quanto una rivista anche riesce ad aggregare, no? Perché spesso, però ne parliamo dopo. Maria Grazia Todaro, vediamo dei quadri che sono dei paesaggi anche, no? Quindi il territorio spesso inteso nell'arte, perché no, anche come promozione, è così? Assolutamente sì, e qui sono in compagnia con l'artista Dario Mazzoli, che poi è l'autore dei quadri che sono qui questa sera, ed è l'autore che per eccellenza, l'artista che per
pizza riesce a rappresentare il paesaggio. Tra l'altro è il paesaggio della zona, noi abbiamo qui la laguna di Pellestrina, abbiamo chiaramente i comuni di paesaggi che sono tipicamente del territorio, lui, anche sì. Se lui viene da Mantova, insomma, e comunque rimaniamo nella zona della laguna, della certo. Laguna Veneta, quindi assolutamente un territorio che possiamo vedere a volte lagunare, a volte viene rappresentato con dei colori primaverili, con dei colori a volte tempestuosi, ma rimane in primo piano la natura certo. Che è predominante in quest'arte e ci rende chiaramente l'immagine di quello che poi è quello che ci circonda, un paesaggio che è rurale poi in definitiva, sono cose che noi spesso non vediamo, ma ci passiamo accanto. Certo, ecco, infatti una domanda all'artista Mazzoli, che cosa le dà l'osservare, che cosa le dà l'osservare il territorio, che cosa le dà l'osservare il territorio e soprattutto vederlo con occhio di artista, perché noi molto spesso riusciamo a vedere quelli che sono le cose che ci stanno accanto, però l'artista, sono convinta, abbia un occhio diverso, c'è un diverso modo di osservare il territorio. Sì, sicuramente io cerco di fissare un momento, può essere un mattino, un pomeriggio, momento chiave che abbia poi anche un senso per quanto riguarda, ad esempio, l'opera che ha dietro lei dei sì, covoni, è il lavoro del contadino che è riuscito a terminare prima del temporale, no? Molto, cosa molto importante. Sì. Se no abbiamo la laguna. Sì, dopo parliamo degli archi, però sì. È importante quindi anche la luce di quando lei luce. Osserva. Assolutamente. Piuttosto che. Assolutamente, la luce dà importanza in questo caso al lavoro fatto, no, fatto da me, lavoro eseguito dal contadino. E che poi lei riesce però a riportare sulla tela e quindi a dare quasi giusto. L'opera deve avere un'anima. Sì. E l'anima è questo, no? Se trasmette qualcosa, l'obiettivo è raggiunto. No, Maria Grazia Todaro, lei che è la critica, e voglio dire, è bello anche osservare queste opere con un occhio, lui ha detto adesso il lavoro del contadino, ma quasi fosse tridimensionale. Quasi no, allora voi dovete sapere che quando un artista dipinge divide la sua tela idealmente in tre parti, le linee dell'orizzonte. In quel quadro, per esempio, nella laguna di Pellestrina, dove abbiamo il mare, eccetera, vediamo che l'orizzonte è rappresentato per due terzi rispetto al cielo, per cui viene data più importanza chiaramente al paesaggio sottostante, alla laguna, al mare, alle barche, quindi viene resa una prospettiva, una profondità dagli elementi che poi sono inseriti, che sono poi paesaggi dove l'elemento umano, dove manca quasi del tutto. Abbiamo altri quadri, se andate a vedere sul sito mazzoli.it, è così, mazzoliarte.it, vedrete poi degli altri quadri dove c'è, che ne so, il parrocchiano che cammina per delle strade assolate, eccetera. In questo caso, questo quadro, che per un terzo è rappresentato dalla distesa del grano, rispetto allo sfondo, quindi al cielo, dove vediamo un temporale molto cupo, abbastanza burrascoso, abbiamo invece sul piano una quiete praticamente che è rappresentata sì dal lavoro finito del contadino, ma anche da questa luce, la natura rimane comunque quieta, in riposo, tranquilla, e quasi indifferente rispetto poi al cielo che invece comincia la sua turbolenza. Queste due no, è la luce che viene distribuita sapientemente dall'artista in questo caso. Bene, grazie. Allora, tra artisti ci si capisce e noi vogliamo dare spazio ad altri due artisti, il maestro Beppe Calamosca, che noi ringraziamo ancora una volta per essere
con noi, e anche a Matteo Costa Curta, che tra l'altro lo diciamo, adesso ve lo voglio dire, Matteo Costa Curta non solo ha studiato lirica, quindi io la prima volta che l'ho conosciuto è stato un paio di anni fa a Brescia, perché presentavo un fine corso estivo e quindi di cantanti, e quindi mi ricordo che leggendo di Marostica dico ma allora noi siamo vicini, di quasi di casa, e poi insomma lo diciamo qui da poco, da fresco, proprio da poco laureato in medicina, e quindi è un medico che già, ecco, quindi però adesso noi lo vogliamo sentire in veste di cantante. E che cosa, maestro Calamosca, che cosa adesso va a eseguire? On a Clear Day. On a Clear Day, di chi è questa canzone? Di Barton Lane. Benissimo, grazie. Prego. Cassola, Nonna Angela, tradizioni alimentari, vasta gamma di prodotti come fatti in casa. Riscopri i sapori genuini con gli ingredienti più sani, le migliori farine, i ripieni più gustosi, conditi da tanta passione ed esperienza. Perché il buon cibo sia sempre una festa. Nonna Angela Tradizioni Alimentari si trova in via Grande a Cassola, in provincia di Vicenza. Aperto tutti i giorni, escluso il sabato pomeriggio e la domenica. Centro Estetico Medusa di Fontaniva propone attrezzature di estetica avanzata e tecnologia di ultima generazione. Trattamenti di pulizia viso ad ultrasuoni. Veicolazione transdermica di principi attivi personalizzabili per viso e corpo. Radiofrequenza per la tonificazione intensiva dei tessuti. Trattamenti per il rimodellamento del corpo e riduzione della cellulite. Il Centro Estetico Medusa si trova in via Chiesa a Fontaniva, in provincia di Padova, aperto tutti i giorni, escluso il lunedì, il sabato pomeriggio e la domenica.
Bene, e siamo tornati insieme per questo Metti una sera a cena, questa nuova puntata, e siamo in un posto stupendo, le colline di Bassano. Questa sera ad ospitarci, l'abbiamo detto per chi si fosse già messo in ascolto, in visione di questa nuova puntata dall'inizio, però insomma lo ricordiamo, siamo all'hotel ristorante alla Corte qui a Sant'Eusebio di Bassano del Grappa, appunto. Allora, avevamo presentato un po' Roberto Astuni. Roberto, abbiamo parlato di questi piatti che ci sono, abbiamo illustrato un po' le caratteristiche di quelli che sono i menù per questa location stupenda, ma avevamo anche detto in apertura di trasmissione quanto fosse importante che la struttura sia una struttura ricettiva. Perché? Perché parliamo di turismo di territorio, parliamo appunto di un turismo sostenibile, ma anche di una nuova forma di rivalutare quello che è il marketing, pensate, territoriale. Allora, avevamo detto, caro Roberto, che in questa struttura, insomma, per esempio i ciclisti vanno a nozze. Perché, lo vogliamo ricordare? Che cosa si fa per loro? Sì, perché semplicemente perché trovano dei servizi legati proprio al loro tipo di attività. Io ci terrei però a sottolineare una cosa: il ciclista è un turista normale, nel senso che non ha esigenze particolari, è un turista come tutti gli altri. L'unica cosa ha la bici, semplicemente questo. Per cui questi servizi che noi diamo sono quelli legati al suo mondo. Ripeto, abbiamo questa, noi la chiamiamo Bike Clinic, dove bellissima, Bike Clinic, non l'avevo mai sentita, però è bella. Ci sono appunto queste attrezzature, dall'idropulitrice, dalla stazione di gonfiaggio, eccetera, eccetera. Ma non solo, quello che abbiamo cominciato a fare già da tempo è cercare di promuovere il territorio con dei pacchetti. Oggi Bassano, continuiamo a dire, no, che ha questa vocazione turistica, lo spiegava prima benissimo Cunico, ma non è una città turistica, nel senso che i numeri purtroppo non danno ragione a questo. La definizione di turista, questa definizione data dall'Organizzazione Mondiale del Turismo, è la persona che pernotta almeno una notte in un posto. Chi invece va a visitare una città e la sera torna a casa, quello è escursionista. Per cui il fatto di avere le piazze piene il sabato e la domenica non vuol dire non che indica una città che sia turistica, assolutamente. Uh-huh. Ecco, detto questo, abbiamo creato dei pacchetti semplicemente che mettono insieme l'attività fisica, per cui la bicicletta, creando dei percorsi con delle guide nostre certificate, e abbinando poi l'arte, la cultura e l'enogastronomia. Per cui faccio un esempio di un tour, noi facciamo pacchetti di una settimana. Il primo giorno portiamo persone e bici col taxi bike, faccio un esempio, in una villa palladiana che potrebbe essere Villa Godi Malinverni, ad esempio. Uh-huh. Lì fanno la visita alla villa, poi salgono in sella alla bici, tornando indietro si fermano in una cantina a Breganze e lì assaggiano il vino, assaggiano le specialità, poi ancora a Marostica, la piazza degli scacchi, un po' il museo degli abiti, degli scacchi, eccetera, poi tornano indietro. E per 5-6 giorni fanno queste attività. Questi pacchetti hanno avuto un successo incredibile. Il primo anno ne abbiamo venduti 30, siamo passati poi a 150 il secondo anno, e negli ultimi anni ci siamo attestati intorno ai 200-250. Quasi tutte persone che non conoscevano questo territorio, e quello che è bello, però mi fa arrabbiare, è che tutti dicono grazie, cioè mi ringraziano per avergli fatto conoscere questo territorio. Uh-huh. Senta, quindi, ecco, lei, Astuni, ha detto che appunto Bassano non è ancora quella città turistica che meriterebbe. Che cosa manca? Beh, come abbiamo detto prima, anch'io faccio parte dell'associazione Territori del Brenta. Certo. E quello che manca è proprio un governo del turismo. Uh-huh. Per cui questo tavolo, famoso tavolo di marketing territoriale, che possa definire poi quelle che sono le strategie
non solo di promozione, perché la promozione è l'ultima cosa che devi fare se prima il territorio non è pronto. Quando diceva lei prima, cosa non è stato fatto prima, ma semplicemente niente, perché prima non c'era questo tipo di attività. L'esempio che insomma mi piace far sempre e che facciamo sempre riguarda i nostri fratelli qui, cugini trentini, no? Loro, tutta la loro regione è costernata, no? di marchidare, per cui ogni valle ha un marchio. Si è evocato il turismo, certo. Certo, certo. E diciamo che una zona come Bassano, che raggruppa poi, raggruppando poi questi 17 comuni in questa dorsale di valori come la chiama Quinto, rappresenta un'area molto più ampia, per cui molto più interessante e molto più facilmente vendibile sotto forma poi di pacchetti. Il nostro compito qual è? Quello di creare appunto questo tavolo di marketing, far sedere i talenti del territorio a questo tavolo e programmare poi quelli che possono essere, intanto stabilire quali sono le eccellenze. E da un'analisi fatta da Cunico, insomma, siamo addirittura in esubero di eccellenze, per cui ne abbiamo addirittura fin troppe. Sì. E poi metterle in rete. Il guaio nostro è che noi non siamo sugli scaffali, non esistiamo, non siamo né sugli scaffali fisici delle agenzie, ma neanche quelli virtuali. Ecco, ma forse un po' è tutta l'Italia così, che non si sa vendere, cioè abbiamo un patrimonio, siamo così ricchi che potremmo veramente vivere soltanto di turismo, cioè la crisi potrebbe essere, no, attenuata proprio grazie a tutte quelle cose stupende che noi abbiamo, eppure non siamo in grado di venderle, forse non ci vendiamo bene, Cunico, è così? Lei cosa ne pensa? È così, nel senso che proprio il Nord-Est in particolare è riconosciuto per questa effervescenza, queste capacità, no? Per quanto riguarda specificatamente il turismo, noi non abbiamo avuto questa osmosi, cioè non abbiamo avuto un passaggio delle competenze che nell'industria si sono sviluppate, proprio in termini di competitività. Voglio dire, io stesso sono un imprenditore, ahimè, arrivato a 40 anni di lavoro nel mondo della comunicazione. Ci siamo occupati per anni di prodotto, però so bene che per quanto riguarda il turismo non ci sono degli addetti e degli operatori, se vogliamo di professionisti, che agiscono. Mentre nel confronto, diceva perfettamente Astuni, con il Trentino, lì è già accaduto che gli industriali, quindi portatori di interesse che hanno maturato esperienza nella competitività, sono ai tavoli territoriali. Quindi hanno portato quella cultura che... Ecco, Astuni diceva prima, ci sono molte figure, insomma, eccellenti, che hanno anche delle preparazioni non indifferenti attorno a questo nuovo tavolo del marketing territoriale. Per esempio, che figure avete voi? Di chi vi avvalete? Che tipo di preparazione hanno? Ecco, il modello che noi stiamo proponendo, ma soprattutto siamo promotori, quindi il modello del il marchio d'area di per sé non è l'aspetto grafico, ci arrivo subito, cioè non è il logo, no? Ma è proprio uno strumento di governo del territorio, di promozione. Allora noi sappiamo che nelle industrie questo approccio c'è già, cioè ci sono delle aziende che hanno dei prodotti, che hanno dei mercati in cui vanno a competere. Tecnicamente si chiamano dei posizionamenti, abbiamo più marche vicine, sono benissimo. Certo. Cosa accade? Che finora da noi il turismo è stato seguito sostanzialmente dalle amministrazioni locali. Cioè noi abbiamo immaginato che dai municipi potesse uscire delle innovazioni in questo senso. Sì. Non è così. Allora, la risposta, i talenti dove vanno cercati? La dinamica è questa: abbiamo bisogno di una comunità, abbiamo bisogno di un'intenzione, cioè fare turismo. Abbiamo detto che la comunità è rappresentata dall'area geografica dove insiste il marchio d'area, e a questo punto abbiamo bisogno di un tavolo dei talenti, cioè un tavolo dove va a sedere i portatori di interesse, non solo diciamo
commerciali. Allora abbiamo economici, sì, culturali e sociali. Uh-huh. Vuol dire che da questi incontri e da questo dibattito su chi siamo, dove vogliamo andare, escono i talenti. Escono perché probabilmente noi abbiamo dei responsabili marketing che lavorano in grosse aziende locali che possono contribuire a sviluppare lo stesso processo anche per il territorio. Finisco. Siamo quindi, il salto di qualità dov'è? In un approccio industriale al territorio. E poi ci torneremo. Escono i talenti, quanto è importante Maria Grazia Todaro per un artista, un pittore, avere del talento innato, quanto invece la tecnica acquisita aiuta a fare un buon quadro, a far risultare un buon prodotto? Sicuramente è necessaria una predisposizione, per cui un talento. A volte però può essere mera tecnica, come disse Michelangelo, l'arte si può imparare come la matematica. In effetti lui aveva disegnato un prospetto con le tavole numeriche dove in ogni quadratino poteva essere inserita l'immagine. Tecnica e talento, quando vanno a braccetto, allora viene fuori un'arte eccellente. Nel caso di Dario è un artista autodidatta e nella vita fa tutt'altro lavoro, insomma, però è riuscito a raggiungere con la sua arte delle mete importanti. È stato con me al Louvre, al Carosello di Louvre. Anche lei ci è stato presente. Esatto, ma che bello. Esatto. Una bella esperienza, vero? Sì, poi, sì, poi magari ce la racconta, perché essere sì, al Louvre insieme a talenti che non hanno tempo ad opere così, credo sia una delle soddisfazioni più grandi. Assolutamente sì, è anche reduce di un premio vinto in un'esposizione che abbiamo fatto a Mantova, che è la capitale della cultura. Mi sono confusa prima, l'artista è di Modena, noi abbiamo fatto l'evento a Mantova il mese scorso, ha vinto un premio importante e quindi andremo avanti con altre esposizioni e ha partecipato anche, ha fatto numerose personali, però questo poi magari ce lo dirà, certo, personalmente l'artista, e viene fuori su numerosi rotocalchi e anche su riviste importanti, insomma, quindi ecco, ha fatto il suo percorso. Ecco, da dove è nata la passione per la pittura? Nata da bambino, niente, si comincia con gli acquerelli, poi si passa alle tempere, poi si passa all'olio. Io sono autodidatta da sempre, sono un disegnatore progettista meccanico, però quello può aver contribuito per la prospettiva, sì, sicuramente, però il colore è tuo, il colore, allora io ritengo che uno abbia una dote. Perché stavamo vedendo questi verdi stupendi. Uno ha una dote che coltiva negli anni, nel tempo, credendoci e sì, si documenta, però alla fine la tecnica è tua perché non te l'ha insegnata nessuno. Questo è quanto. A me piace fare il nostro pianeta com'è, che è ben più difficile che fare altre. Quindi lei dice la riproduzione già di quest'opera d'arte, sì, che il nostro pianeta è già difficile. Se noi guardiamo 2700-2800 anni fa, Pompei, vediamo che negli scavi dove è rimasto intatto pareti affrescate, dove avevano raggiunto una cultura tale delle ombre, sì, delle masse, e a suo tempo mettevano in casa un'opera d'arte come se fossero fuori, significa che l'uomo nella sua casa vuol portare un pezzetto di valore che ha potuto vedere in giro. Oppure... Ecco, diceva Maria Grazia Todaro che appunto predilige i paesaggi. Ecco, fa soltanto paesaggi? No. Allora, paesaggio, diciamo, ritengo che non ci voglia la figura umana. Beh, abbiamo qui tre paesaggi rappresentati. Se si vuole rappresentare il paesaggio, la figura umana distoglie. Quando faccio figura umana è
pescatore è lui. In primis. Eccolo, e qui vediamo, scusi, qui stiamo vedendo, grazie, un articolo di giornale, sì, proprio su questo suo approdo al Louvre, ma insomma, credo che più bel titolo, allora, di questo non poteva essere. Posso dire una cosa, sì, io al rientro da Louvre, su Facebook, così come tutti, sì, ho scritto: sono andato a Louvre da vivo. E questo è già buono, bene, grazie all'artista. Bene, credo insomma sia una grande soddisfazione questa di poter essere stati al Louvre, come diceva Davivi. E parlavamo però prima in apertura di trasmissione con appunto Enrico Violetto, che avevamo detto amministratore delegato di Comunica, ma anche editore e esperto di marketing, grazie a questa rivista che porta avanti con grande impegno, grande dedizione ormai da diversi anni, che è People Mag. Avevamo detto, Enrico, che appunto con i vari articoli che ci sono all'interno, redatti da molti bravi professionisti della zona, beh, questo dà anche un'immagine di quello che offre il territorio con i suoi personaggi, perché poi il territorio, sappiamo, è fatto proprio dalla gente, no, che lo abita. Sì, posso collegarmi a questo discorso dicendo che appunto People Magazine è diverso appunto per questi articoli che sono scritti all'interno, per dar sì comunque alle persone che sono che trovano la rivista di dare qualcosa di diverso, insomma, di culturale, certo, di per portare quello che è veramente l'essenza del territorio. Cioè, cosa vuol dire? People Magazine cura a 360 gradi l'immagine, ok, delle aziende. Le aziende sono il fulcro di quello che è il territorio, ok? Sì. Quindi vuole essere diverso appunto con queste relazionali per unire un po' il tutto. Certo, e dare molto anche semplicemente un sunto di quello che è. E dare anche appunto l'immagine di quello che è il territorio attraverso i personaggi. Andrea Cunico, dicevamo, il territorio, questo marketing territoriale, ecco, lei ha parlato anche di competitività del territorio, ma che cosa significa? Prima domanda, la competitività del territorio. Seconda domanda, non si rischia di diventare tutti un po' campanilistici, cioè l'ombra del mio campanile è migliore di quella di... C'è questo rischio? Può esserci? Allora, per competitività, intanto, proprio come definizione, noi intendiamo la capacità di un'azienda, nel nostro caso di un territorio appunto, di stare sul mercato. E questa capacità da cosa è data? Dalla capacità appunto di organizzare, nel nostro caso, del marchio territoriale, con lo scopo di mettere in connessione le attrattività, che per definizione sono policentriche, no? Abbiamo, nel nostro caso, per esempio, Bassano, Marostica, Vastagna, per nominarne tre, rappresentano notoriamente la partita a scacchi, il Ponte Vecchio, sì, le zattere, ecco. Sì. Mettere in rete tutto questo fa sì appunto che la competitività aumenti, ovvero sia, mettendo in rete le attrattività del territorio, noi eleviamo la competitività. Questo passaggio è obbligatorio, perché se noi immaginiamo, se avessimo una mappatura in questo momento, no, dall'alto, ci renderemo conto che siamo gli ultimi in realtà. Il Trentino ha mappato, cioè noi confiniamo con i marchi d'area, in particolare la Valsugana, del Trentino, ma poi loro hanno tutto il sistema di marchi d'area, mentre noi siamo in ritardo su questo. L'altro aspetto invece era... Avevamo detto poi... Allora, il campanilismo, ecco, il rischio di dire, beh, ma insomma la mia zona però è molto più bella della tua, la promuovo perché io voglio i turisti che siano a Bassano piuttosto che a... Invece forse questo, mi faccia capire bene, è il contrario, perché li unisce, è esatto. La funzione del marchio d'area appunto è di creare una governance, e vuol dire mettere al tavolo i rappresentanti, come dicevamo prima, culturali, gli operatori economici di un'area, per cui dobbiamo superare, ma anche qui
facciamo degli esempi, tanto voglio dire, è veramente semplice. Se noi pensiamo alle Cinque Terre, non è che emerga il nome di una località. No? È vero, dove sono andata? Sono stato alle Cinque Terre, però capiamo tutti qual è la zona. Ma vale anche per tutte le comunità, tecnicamente si chiamano comunità di valle, pensiamo alla Val di Fassa, dove... Sì, è vero. Canizei esce, non esce, insomma. Poi di fatto tutti noi sappiamo che ci sono dei grossi centri. Se diciamo che andiamo in vacanza in Camargue, abbiamo visto Arles, è al di sopra. Quindi la risposta al capitalismo è proprio viceversa. Sono forme di aggregazione che valorizzano il territorio e consentono anche alle località minori di raggiungere una visibilità che da sole non avrebbe. Ecco, senta, le faccio una domanda un po' così, da avvocato del diavolo, perché ogni tanto è bello fare anche questo, e anche eventualmente a Roberto Astuni. Allora, quello che ci pare di aver capito è che voi dite, insomma, le amministrazioni comunali non fanno, fanno, ma non è sufficiente per promuovere le bellezze di questo territorio. Quindi noi ci mettiamo attorno a un tavolo, vogliamo discutere, unire questi territori del Brenta per promuoverli, eccetera. Ecco, però la mia domanda è questa. Parla, si parla molto. Quanto di concreto è stato fatto in questi anni, anche se è relativamente giovane? Punto uno. Punto due, dove volete arrivare, Roberto Astuni? Punto 3, le risorse da dove si tirano fuori? Ecco, questa è la domanda che da giornalista mi viene da farvi. Allora, no, infatti, ma io faccio solo uno excursus brevissimo su come è nato, su come è nata questa cosa e fino a dove siamo arrivati poi è materia di Cunico. Allora, 2 anni e mezzo fa... nei vari blog locali dove io scrivo, dove Cunico scriveva, poi il terzo promotore Massimo Vallotto, che è giusto ricordarlo, che è il presidente del museo Bonfanti Vimar. Sì, che tra l'altro è un architetto. Un architetto insomma, conosciuto in città, eccetera. Ci scambiavamo queste opinioni in questi blog locali. A un certo punto ci siamo scritti e ha detto, ma visto che parliamo praticamente la stessa lingua, troviamoci e siamo visti proprio qui da me. Un giorno e Cunico, io pensavo dopo tanti anni di esperienza sul turismo di sapere un po' tutto, no? Mi sono accorto che ero ancora non alle elementari ma addirittura alla sera. Beh, del resto è anche il mestiere di Cunico, il comunicatore, quindi per non cui è difficile immaginare. Mi ha fatto aprire gli occhi un po' su quello che è il mondo del turismo, ma non appunto dal punto di vista prettamente del marketing, che non è mia materia, ma proprio da come concetto, no? Per cui siamo partiti l'idea, quella di promuovere appunto questo marchio d'area, eccetera, eccetera. Abbiamo trovato grossissime difficoltà, ma semplicemente perché l'argomento, credetemi, è di una semplicità enorme se si sta ad ascoltare. Se uno invece non... e richiede un po' di tempo per capire queste dinamiche, se invece uno non pensa di sapere tutto lui, insomma alla fine succede quello che è successo, che questo processo di creare questo tavolo è durato addirittura 3 anni. Non solo, 2 anni fa la Regione Veneto emana una legge, la numero 11 del 2013, che detta delle regole imposte dalla Comunità Europea, per cui tutto quello che stiamo facendo è vero, cioè è farina sì del nostro, del suo sacco, ma risponde appieno a quelle che sono le direttive europee. Quando diceva dei municipi non vengono fuori le idee, ma non devono venire fuori da là, cioè lo dice la Comunità Europea. Ho capito. Per cui queste aggregazioni col pubblico ci devono essere, ma la progettazione e le istanze devono partire dal basso, cioè dal territorio. Queste aggregazioni col pubblico oltretutto devono avere fare in modo che il pubblico non possa avere più del 49%, ecco perché la fase decisionale deve essere sempre e solo dei privati, ma semplicemente perché lo dice la Comunità Europea. Senta, e le risorse adesso Andrea magari potrà essere più preciso. Ecco, noi sappiamo che però quando qualcuno si mette in moto con delle cose un po' nuove,
non sempre, insomma, la strada è spianata davanti e tutti dicono bene, siamo molto contenti che qualcuno... A volte, insomma, c'è chi mette il bastone fra le ruote. Ecco, avete trovato qualche difficoltà? Sì, sicuramente sì, però devo dire che il bicchiere è mezzo pieno. Bene. Nel senso che... Bene, questo ci piace. Sì, si tratta veramente adesso di partire, perché in realtà siamo in una fase in cui le istituzioni hanno recepito la l'istanza e siamo proprio in questi giorni, siamo ai primi incontri. No? Però per quanto riguarda la parte, allora, quindi la formazione, io penso sarà uno dei primi obiettivi, cioè elevare la formazione per quanto riguarda gli operatori, è importante. Quindi che siano formati meglio per essere più competenti, più all'altezza, sì, delle nuove richieste anche. Certo. Io direi anche consapevoli di queste dinamiche. Purtroppo finora se ne è parlato pochissimo. Io brevemente devo ricondurre un po' di discorso. Allora, voglio dire, siamo la prima regione in Italia per il turismo. No. 64 milioni di presenze. Il nostro Veneto. Il nostro Veneto. Se poi vogliamo essere pignoli, dobbiamo considerare che Venezia c'è un'attrattività. È vero, è vero. Infatti mi stavo chiedendo, dico, ma come? Abbiamo Roma, sì, abbiamo ma abbiamo Venezia. Poi all'interno del Veneto abbiamo subito il Garda e Verona. Sì. Ma stiamo parlando anche di 550.000 addetti ai lavori. No, allora io dico questo. Non mi sembra che la stampa, gli incontri, stasera siamo fortunatissimi e vi ringraziamo molto, se riesca a parlare di questi argomenti. Abbiamo delle serate sulla sanità e ci stanno benissimo, però ecco, l'idea di elevare la consapevolezza che il nostro territorio è la fabbrica del futuro. Poi abbiamo parlato di paesaggio prima, io volevo dire che rendiamoci conto, noi viviamo all'interno di un paesaggio, quindi in realtà noi viviamo all'interno di un gran parco. È stupendo. Però averne consapevolezza e attivarci perché questo diventi fabbrica del futuro. Anche per i nostri figli, perché abbiamo un tesoro di inestimabile valore e non lo sappiamo vendere. E non sappiamo fare quelle piccole migliorie che basterebbero per veramente attirare un turismo di massa, non un turismo di massa perché poi è bello anche, però insomma un turismo bello, costante, che sappia gustare e riconoscere in maniera civica ed educata anche i nostri paesaggi. Allora io direi, abbiamo ancora una manciata di minuti prima di questo nuovo break, allora io inviterei Matteo Costacurta e il maestro Beppe Calamosca a eseguirci un altro brano. Allora, che cosa andiamo a... Can Fly With Me. Ah, oh, che meraviglia. Benissimo, allora va bene, io direi che possiamo quasi andare. Però, insomma, siamo sempre, io vi ricordo, con Metti una sera a cena, siamo sempre con i nostri ospiti, anche diversi, ogni volta in queste puntate. Allora, se siamo pronti, io direi che possiamo ascoltarci questo nuovo brano. Forza! Lovely.
Cassola, Nonna Angela, tradizioni alimentari, vasta gamma di prodotti come fatti in casa. Riscopri i sapori genuini con gli ingredienti più sani, le migliori farine, i ripieni più gustosi, conditi da tanta passione ed esperienza. Perché il buon cibo sia sempre una festa. Nonna Angela Tradizioni Alimentari si trova in via Grande a Cassola, in provincia di Vicenza. Aperto tutti i giorni, escluso il sabato pomeriggio e la domenica. Centro Estetico Medusa di Fontaniva propone attrezzature di estetica avanzata e tecnologia di ultima generazione. Trattamenti di pulizia viso ad ultrasuoni. Veicolazione transdermica di principi attivi personalizzabili per viso e corpo. Radiofrequenza per la tonificazione intensiva dei tessuti. Trattamenti per il rimodellamento del corpo e riduzione della cellulite. Il Centro Estetico Medusa si trova in via Chiesa a Fontaniva, in provincia di Padova. Aperto tutti i giorni, escluso il lunedì, il sabato pomeriggio e la domenica. Siamo insieme qui all'hotel ristorante alla corte di Sant'Eusebio di Bassano del Grappa, metti una sera a cena. Abbiamo salutato anche un nostro ospite che ha dovuto per un impegno correre via, ma ce l'aveva detto che ci avrebbe tenuto compagnia, però forse un pochino prima se ne sarebbe andato. Quindi abbiamo salutato anche Enrico Violetto, che è amministratore delegato di Comunica, ma appunto anche l'editore di People Mag, questa rivista della quale abbiamo parlato. Adesso però vogliamo parlare di un'altra realtà con Maria Grazia Todaro, che abbiamo detto è critica per quanto riguarda l'arte, ma è anche art director di Queen Arte Studio di Padova. Parliamo un po' di questa realtà, Maria Grazia Todaro. Queen Art Studio si occupa, di cui io sono il presidente, si occupa dell'organizzazione di eventi artistici e culturali. Come abbiamo detto prima, siamo stati in diversi paesi europei e internazionali per fiere d'arte, mostre d'arte, quindi come ho portato Dario Mazzoli al Louvre e porto artisti in altre realtà artistiche importanti. Per esempio a settembre saremo a Seoul, a maggio ritorniamo a Parigi. Stiamo organizzando comunque un importante evento sempre a Mantova, dove collaboro con la gallerista Valentina Marongio, che saluto, con la sua galleria, perché Mantova è quest'anno la capitale della cultura italiana, per cui è un importante polo, certo, per approdare con le arti e con la cultura. E comunque abbiamo un programma vasto e collaboriamo anche con importanti riviste del settore, Mondadori e quant'altro, e esponiamo chiaramente opere di vario genere. Ecco, da quanto tempo esiste? Queen Art Studio esiste dal 2007-2008
e speriamo vada avanti per molti anni ancora, insomma, perché è un lavoro che ci piace fare, è un lavoro che amiamo ed è un bel lavoro perché siamo a contatto sempre con l'arte, l'arte e con gli artisti, certo, che l'arte sono riempie, no? Riempie l'anima. Beh, insomma, possiamo vedere i colori che abbiamo qui stasera, sì. Insomma, abbiamo uno scorcio di natura importante, le opere di Dario Mazzoli sono sempre molto colorate, anche se il cielo è turbolento, la natura, certo, è sempre rappresentata felice, serena. Ecco, mi diceva Mazzoli che lei addirittura vende i suoi quadri in Cina, è così? Sì, diciamo, c'è stato un momento ideale dove io avevo fatto vedere dei cataloghi italiani, uh-huh. I cinesi sono interessati, chiaramente sono proprietari di aziende, no? Persone abbastanza culturate, dove praticamente mi hanno fatto capire che l'arte italiana, nel senso base, arte base, come diciamo la faccio io, da loro è molto molto apprezzata. Piace, ecco. Però devo dire che è stata apprezzata molto anche in Italia, no, no, al di là della mia arte, come arte, quando c'è stato l'evento a Mantova, dove hanno voluto fare una giuria popolare a voto segreto e ha avuto un successo forse inaspettato, cioè non si pensava che il pubblico fosse così attento. Invece, si aspettava di vendere per esempio in Cina o di prendere dei grandi premi importanti piuttosto che esporre a Louvre? Diciamo che è il sogno di tutti, no? Chiaramente uno punta a ottenere dei risultati, è chiaro, il risultato, se c'è, diciamo, la contropartita, cioè che ciò che fai offre qualcosa, offre, io dico, un sentimento nel quadro, ci vuole, se no non, questo qui per definizione è scontato, no? Si dice, ma c'è la fotografia, non questo serve di Venezia, più. Lei sta parlando di questo di Venezia, per sì, esempio. Diciamo, ciò sì. Che io propongo, no? Sì. Potrebbe essere definito scontato perché dice c'è la fotografia, ma in realtà non è così, perché io metto in risalto ciò che voglio io. Fotografia, certo. Chiaramente ci può essere il buon scatto fotografico, ma non sarà mai un dipinto. Un dipinto è un dipinto. Certo, ma poi certo. Andremo anche a New York. Ah, sì, abbiamo in cantiere New York. Anche New York, sì, insomma. Sì. Adesso certo. Andiamo fuori dall'Europa e raggiungere paesi intercontinentali. Eh sì, paesi anche importanti, no? Che possono vedere il nostro territorio attraverso sì, le immagini dell'artista. Ma una cosa, certo, che non so se tu te ne sei resa conto, all'ultima mostra a Mantova abbiamo avuto tanta gioventù nel senso 25, 30 anni, 35 anni, molto interessati. Questo è bello, una riscoperta. Ed è una, no? Bellissima cosa, cioè, è stato molto bello vedere questo accostamento, certo. Pensa che siano superficiali, in realtà non è così. Cunico, Andrea Cunico, marketing territoriale, i giovani come si pongono di fronte a questa nuova realtà che cerca di fare sinergia ma anche di promuovere anche un concetto, abbiamo visto durante la puntata, un concetto del tutto nuovo di territorio. Sì, io ho avuto un'esperienza recente come docente, e ho avuto la fortuna di avere per mi sembra 40 ore un progetto formativo dei giovani che avevano superato, diciamo, i superiori. No? Mm-hmm. Bene, sono il primo ad essere sorpreso di quanto creare consapevolezza e quindi vedere come queste persone diventano protagoniste del loro territorio. Nel momento in cui hanno consapevolezza del valore che rappresentiamo, ho visto sinceramente è stata una sorpresa perché non me l'aspettavo. Quindi noi abbiamo tantissimi giovani molto preparati, lingue, che hanno però bisogno assolutamente
di essere resi consapevoli delle, certo, possibilità che abbiamo. Avevamo detto prima questa nuova, questo nuovo tavolo di lavoro per fare in modo che i territori in un certo senso si uniscano, i territori del Brenta in questo caso, per dare un'immagine di sé vincente, vincente ma anche con i servizi vincenti, in modo che il turismo possa, e soprattutto i tour operator piuttosto che appunto gli esperti del settore, possano promuovere a pieno titolo quello che è il territorio. Avevamo detto però che ci vogliono anche risorse, ecco, eravamo rimasti che questa domanda era stata un pochino in sospeso, quindi le risorse da dove escono? Sì, ecco, la novità anche qui è proprio questa, l'Europa ha nei piani di sviluppo locali ha un nuovo approccio nella distribuzione di fondi. Ecco, un motivo in più perché le aree si organizzino come marchi d'area e in questo modo sono in grado di intercettare i fondi che ci sono. Diciamoci la verità, fino a qualche anno fa certe possibilità sono andate anche perdute, nel senso che non si è fatto in tempo a presentare una certa progettualità. Quindi stiamo parlando di fondi sociali europei. Sì, sì, sì. Bene. Ecco, sostanzialmente le maglie si sono chiuse. Ecco perché dico che le amministrazioni, proprio anche volendo, non avrebbero più, certo, i fondi, no? Certo, direttamente dalla regione. Quindi i fondi per il turismo sono fondi di sviluppo locale e ci si accede attraverso bandi e attraverso quindi organizzazioni sovracomunali. Siete organizzati per questo, perché non è facile? Assolutamente no, però la regione ci dà degli strumenti, proprio ieri sera a Marosta che c'è stata una serata, ci dà degli strumenti e ci sono, quindi diciamo che l'approccio è abbastanza semplice, dal punto di vista burocratico rimane complesso, però ci si avvicina sempre di più. Ecco, però sappiamo che noi abbiamo i requisiti, dal punto di vista di premialità, siamo prossimi. Siamo pronti a entrare come attori in grado di gestire questi bandi. Quindi questa è un po' anche l'innovazione del territorio. Roberto Astuni, quanto tempo ci vorrà perché la macchina, questa macchina che è partita un po' arrugginita, ma perché è giovane, no? Quindi Cunico anche, non arrugginita perché è arruggine, ma perché insomma bisogna cambiare mentalità, l'abbiamo capito nella puntata di questa sera. Quindi quanto tempo prima di riuscire ad avere i primi buoni risultati? Ma questo vi assicuro, ci vorranno non meno di 3 anni, non meno di 3 anni per arrivare poi ad avere, noi in gergo qualcuno chiama anche la Bibbia, no? Che è questo strumento, questo volume dove è scritto praticamente tutto quello che deve fare qualsiasi tipo di attività commerciale, ad esempio all'interno del marchio d'area. E diciamo che questo grosso lavoro richiede naturalmente risorse, richiede tempo, richiede denaro. È logico che, essendo fatto da persone, più persone si inseriscono in questo progetto e meno durerà questa fase, però noi abbiamo calcolato almeno 3 anni per arrivare poi anche al nome definitivo del marchio d'area, che non è Territori del Brenta. Territori del Brenta è l'associazione che promuove questo, questo tavolo. Noi ne avremo già uno che naturalmente non possiamo svelare neanche sotto tortura, però neanche lei Cunico, nemmeno no, è perché l'hai dato lui per cui. Ah, è proprio da lui che parte questo. Sì. Allora va bene. Si era preoccupato. No, per cui i tempi sono abbastanza lunghi. La prima fase sarà quella più importante, cioè quella della formazione, come ha ripetuto più volte Cunico, per arrivare poi, diciamo, alla fase finale, che è quella di avere, diciamo, il prodotto pronto, che è appunto il marchio d'area. Benissimo, allora siamo quasi in chiusura, mi fanno cenni che voi non potete vedere perché è sempre appunto davanti a me, ma dietro all'occhio della telecamera, siamo veramente quasi in chiusura.
Allora io direi, caro Roberto Astuni, se tu vuoi stappare come sempre una bottiglia, perché voi sapete che noi chiudiamo con un nostro brindisi tutti insieme. Allora ricapitoliamo un po' questa bella puntata di Metti una sera a cena qui al ristorante hotel alla Corte di Bassano del Grappa, una zona verdeggiante perché è bella, bella, perché qui abbiamo poi una villa stupenda accanto. Insomma, io vi così vi invito proprio a fare una bella passeggiata, e mentre si stappa questo questa buona bottiglia di vino per i nostri ospiti, io incomincio con i ringraziamenti. Allora ringraziamo il maestro Beppe Calamosca, che ci ha accompagnato a pianoforte per tutta questa puntata. Io farei un applauso veramente, grazie maestro Calamosca. Ringraziamo anche il cantante Matteo Costa Curta, grazie Matteo per la sua voce ma anche la sua presenza questa sera. Ringraziamo Andrea Cunico, buonasera Andrea Cunico, grazie di essere stato con noi. Abbiamo parlato di marketing territoriale, che cos'è il territorio, che cosa significa promuovere in maniera diversa il territorio, con il territorio che appunto ha questi comuni che sono accomunati, ci giochiamo un po' anche con i termini, dal Brenta, questo fiume stupendo che è una ricchezza di inestimabile valore. Quindi grazie ad Andrea Cunico, grazie alla cara Maria Grazia Todaro, facciamo un applauso, grazie Maria Grazia Todaro, critico art director della Queen Arte Studio di Padova, e grazie a Dario Mazzoli, artista, pittore, grazie Mazzoli. Abbiamo parlato dell'arte, abbiamo parlato di come il paesaggio, spesso ritratto in delle tele che prima erano bianche, diventa anche così un preferenziale, una corsia stupenda verso l'amore anche per il territorio. I suoi quadri, insomma, ci hanno raccontato tante cose. Quindi io direi, se siamo quasi pronti, ma caro Roberto Astuni, lei ci fa quello che ci ha detto a inizio trasmissione, ci fa questo cocktail stupendo con del vino, ma anche certo, con quello che è il, mi pare, il pomo, benissimo. Allora distribuiamo un po' i nostri ospiti, eccoci qua, grazie di essere stati con noi come sempre, di aver contribuito a questa trasmissione, una trasmissione che noi diciamo sempre facciamo con i nostri ospiti ma facciamo anche con voi da casa. Grazie, allora eccoci qua, vediamo un po' se c'è anche un altro bicchiere, che così non facciamo torto a nessuno. Grazie a voi per essere stati con noi, che dire, appuntamento alla prossima trasmissione, sempre con Metti una sera a cena. Grazie, buonanotte! Drifting is all
vide brillar e lì si incantò. La papera e il papero chiese papà, papari papaveri come si fa? Non puoi tu papari papaveri, disse papà. E aggiunse poi beccando l'insalata, che cosa ci vuoi far così è la vita? Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vuoi far? Sono tutte belle le mamme del mondo, quando un bambino si stringono al cuore. Sono le bellezze di un bene profondo, fatto di sogni, rinunce d'amore. È tanto bello quel volto di donna, che veglia un bimbo e riposo non ha. Sembra l'immagine d'una Madonna, sembra l'immagine della bontà. E gli anni passano, i bimbi crescono, le mamme imbiancano, ma non sfiorirà la loro beltà. Il pericolo numero uno, la donna. L'incantesimo numero uno, la donna. Chi viene vinto da quell'incanto sospira mentre soffre tanto. Che ci vuoi fare? Siamo nati per amare. Amore, i nostri cuori fa sempre palpitar. I nostri cuori, i nostri amori vogliamo festeggiar. Ma per ridere e scherzare, noi dobbiamo improvvisare. Una marcia in fa, una marcia in fa, una marcia in fa maggior. Una marcia per favor della via dell'amor. Chi la canterà, chi la suonerà, sarà socio fondatore. È il diploma avrà della società degli amici dell'amore. Su, 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 cantiamo in cor, con potente ardor. Una marcia in fa, una marcia in fa, una marcia in fa maggior. Una marcia per favor, per la figlia dell'amore. Amore. Cassola, Nonna Angela, tradizioni alimentari, vasta gamma di prodotti come fatti in casa.
Riscopri i sapori genuini con gli ingredienti più sani, le migliori farine, i ripieni più gustosi, conditi da tanta passione ed esperienza. Perché il buon cibo sia sempre una festa. Nonna Angela Tradizioni Alimentari si trova in via Grande a Cassola, in provincia di Vicenza. Aperto tutti i giorni, escluso il sabato pomeriggio e la domenica. Centro Estetico Medusa di Fontaniva propone attrezzature di estetica avanzata e tecnologia di ultima generazione. Trattamenti di pulizia viso ad ultrasuoni. Veicolazione transdermica di principi attivi personalizzabili per viso e corpo. Radiofrequenza per la tonificazione intensiva dei tessuti. Trattamenti per il rimodellamento del corpo e riduzione della cellulite. Il Centro Estetico Medusa si trova in via Chiesa a Fontaniva, in provincia di Padova, aperto tutti i giorni, escluso il lunedì, il sabato pomeriggio e la domenica.